E siamo ritornati nel server più pericoloso, dove il Fonder in realtà mi sta dando la caccia. Ho creato questa base grazie al vostro aiuto, che mi avete aiutato veramente veramente un sacco. Mi avete dato un casino di cose e quindi ora effettivamente ho la possibilità di potermi potenziare, di poter competere bene contro gli altri. Sempre se il Fonder non si inventa qualcosa di assurdo. Fa 6 questa moltiplicazione, secondo me. Questa comunque è la piccola base in cui mi trovo, e ci ho messo dentro un po' di roba, ma grazie a voi posso finalmente potenziarmi, perché mi avete dato 2 kit completamente interi che non so cosa facciano. In realtà questi frammenti leggendari creano una chiave leggendaria che posso andare ad aprire. Ok, ho creato questa mega base tutta quanta in ossidiana e mi sono settato la home qui, in modo tale che posso scappare se sono in fiamme, mi spingo automaticamente. Questa, diciamo, è la tattica che ho utilizzato. Ho un botto di diamanti e ci sono anche un po' di attrezzi, sempre di alcuni kit. Voglio andare appunto un attimo a confrontare. Qui vedo che c'ho un bel po' di roba, non ho preso nulla apposta per poter fare tutto quanto con voi. Altri frammenti leggendari, e qui posso farmi sempre cuori. Queste bottigliette per ora me le conservo. Però qua abbiamo un kit del champion che ha un po' di roba, mentre invece per quanto riguarda l'armatura non sono per niente messo bene, ma fortunatamente ho dei totem. Allora, io qui con calma mi vado a creare quindi queste 2 chiavi per i cuori, in modo tale che ci potenziamo. Queste ce le conserviamo e mi vado a preparare subito, perché oggi voglio accettare più TPA possibili, visto che ho i totem, visto che ho i cristalli e visto che è uscito un video con il ragazzo più forte in Italia che mi ha insegnato qualche tips, qualche consiglio per poter appunto migliorare. Quello che io voglio fare è mettere in pratica tutto quello che appunto mi ha insegnato e di conseguenza combattere contro le altre persone. Ora, se qualcuno che tipo vuole essere amichevole a noi, che ben venga, siamo amici con tutti quanti. Se invece qualcuno volesse essere aggressivo nei nostri confronti, quello che faremo è non tirarci indietro e combattere. Metto da parte ancora un po' di legno, perché può servirmi, però manco così tanto. Allora, mettiamo questi negli slot rapidi, come abbiamo fatto anche l'altra volta. Questo lo mettiamo qui. Ok, questa è la sistemazione dell'inventario che ho per quanto riguarda il combattere. Mi porterei giusto qualche totem in più, comunque un po' ce ne lasciamo da parte, un po' di roba la lasciamo indietro. Gheppola anche l'abbiamo, siamo messi molto bene. Però noi ora possiamo andare ad aprire un po' di chiavi, che mi può dare un ottimo vantaggio. Io appunto off camera ci sto giocando parecchio per potermi potenziare, per poter fare la base. Però che sfiga, mi ha dato solo un cuore. 2 cuori, vabbè, quindi in totale 13. Vabbè, non mi lamento. Abbiamo la chiave metacoin, che a questo punto le apriamo al volo. Ok, 2 metacoin, altri 2 metacoin, 15 metacoin e 2 metacoin, che questa è un'altra moneta abbastanza potente. Ultimo, ma non per importanza, baule leggendario che ci dà la roba definitiva. Io qualsiasi roba che trovo qua dentro è buonissimo, mi va bene tutto. Ma mi va bene tutto quello che trovo. Sarebbe top in realtà trovare un pezzo dell'armatura definitivo. Sarebbe figo quello. Se io trovassi una di quelle robe là, mi sarebbe veramente veramente un sacco utile. O cuori. Punto. O cuori o pezzi di armatura definitivi, perché non ho nessuno di tutte e due. Totem ce li ho e c'ho le persone che me li danno. Quindi, piedini. Dai, blocchi d'oro. Che ci faccio? No, ok, questa è stata sfiga. Riproviamo con quest'altra e poi dopo incominciamo ad accettare i TPA della gente. No, non penso di poterci fare molto. Ah, aspetta, io ho anche la roba da prendermi del Battle Pass che ho riscattato prima e le volevo aprire in video appunto con voi. Dammi un pezzo dell'armatura. Un pezzo della regina di nuovo. Ehi, cristalli. Vabbè, questo è stato un botto sfiga. Oh, ma che mi hanno fatto? Mi hanno pescato. No, ma sono pazzi. Ma lasciatemi. Eccola qua, un'altra chiave leggendaria e una chiave battle pass. Allora, chiave battle pass, iniziamo da questa, che mi ha dato un mob spawner. Ok, perfetto. E abbiamo un'ultima chiave leggendaria. Io te lo giuro, Palli, se ti trovo, guarda con quella faccia da scimmia, mamma mia, se io ti trovo io ti massacro, io te lo dico, perché mi stai facendo provare le pene dell'inferno. L'ultima girata pazza di chiavi. Ho il tridente, un pezzo di armatura. Per favore, ho il tridente, un pezzo di armatura. Non vedo nessuna delle due cose. No, la superavo l'elitra. Ok, niente, mi ha dato dell'esperienza, quindi sono a livello 2. Vabbè. Incominciamo quindi con un RTP. Mi manca effettivamente la netherite a me, perché io comunque quello che effettivamente mi manca è essere in netherite. Però va bene. Ok, se dobbiamo scappare abbiamo tutto quello che ci serve per scappare. Io direi di trovare un attimo una zona un po' migliore rispetto a questa. Ok, che se è qualcosa posso scappare anche sopra gli alberi lì, mi piace. L'unica cosa che non mi piace è la mia armatura, che, raga, io non sono enchantato.
Qua se qualcuno viene enchantato mi sciotta instant. Io non ho enchant sull'armatura, è un disastro. Accetto dei TPA. Ora sicuramente me ne arriveranno 86 tutti quanti insieme. Sì, mi stanno arrivando. E speriamo bene. Speriamo bene. Oh, ok, full ferro. Ah, un full pell. Ok, chill. Vediamo cosa succede. Sei buono. E tu sei buono. Siete buoni. Quello c'ha quasi 60 cuori. Oh, grazie, apprezzo molto. Gentile il ragazzo. Easy, accresce il nostro esercito. Anche qui ho un brutto presentimento che qualcuno all'improvviso inizia a voler fare qualcosa. Io spero vivamente di no. Spero vivamente che nessuno mi voglia massacrare di botte. Però va bene così. Io non sono manco andato a posare il mob spawner. Se qui succede un casino, ma che fa? Mi fa TP here. Oddio, sono tutti nudini. Scusate ragazzi, ma io lo devo fare. Scusatemi, scusatemi, ma siete nudini. Non avrò mai di nuovo un'occasione del genere. Scusa bro. Scusa bro. Scusami. Scusami, sei nudino però. Ah, poverino. Uno di quelli che ho ucciso sarebbe in chat. Qui dietro ho sentito un'esplosione. Ah, si è nascosto qua sotto. Chi c'è qua? C'ha 58 cuori. Mi uccide o lo uccido? Ah, è nudino pure lui. È uno dei nudini. Guarda i nudini con 60 cuori che questi se vorrebbero mi massacrerebbero di botte. Però fa parte del marketing. Scus bro, scusami. Oh, ma c'avevo una full netherite nell'inventario. Ma avevo una full netherite nell'inventario questo ragazzo. Quindi in realtà se voleva mi poteva distruggere. Usa questo secchio per teletrasportare gli animali e tenerli in sicurezza. Ho trovato pure un secchio. Ma no. Che fai? Mi chiudi in una trappola? E poi è scappato però, eh. Oddio, no. È messo troppo bene. Aiuto. C'ha pure l'elitra. Aiuto. Aiuto. Continuiamo a grappolare. Vabbè, ma c'ha l'elitra. Ma c'ha l'elitra. Marameo. Voleva uccidermi. Non ci riesce. Non ci riesce. Tosta questa safe, eh. Ho rischiato un botto. Mi mancano i piedini dell'armatura. Non li ho raccolti. Vabbè, posiamo tutto intanto in Ender Chest. Perché questo è tutto guadagno. Ottimo così. Posiamo tutta questa roba. Un altro nudino. Salve signor nudino. Posso prendermi la tua anima? Ah, sì, con la testa. Poverino, scusa. Poverino. Però ho bisogno di accrescere il mio potere il più possibile. Prima che il fonder mi faccia qualcosa. Ah, pazzo. Ma che fa? Oh, mi voleva trappare. Voleva trappare lui a me. Ma non ti permettere, sa? Oh, non ti permettere mai più. Mai. Che volevi fare? Pensavi che mi trovavi messo male. E invece, ok, ci abbiamo guadagnato un cuore aggiuntivo. Io ho quasi raddoppiato i miei cuori. Ma la scalata all'interno di questo server che sto facendo è paurosa. Nonostante io non sia messo poi così tanto bene. È la prima kill che faccio comunque che non provo dei sensi di colpa. Perché mi volevo uccidere lui per primo. E va benissimo così. Oh, ma no, Zibi! Oddio! Oddio, che cosa fa? Ma è pazzo! Ma come si muove storto! Si muove tutto storto! Fermo un attimo! No, non vuole stare fermo a quanto pare. Zibi, sei tutto storto! Come faccio a combatterti? Ma come si combatte una cosa che si muove in quel modo? Ma è tutto... è tutto arzigogolato, è tutto... è tutto strano. Ok, facciamo così. L'ultima perla è andata via, slash spawn. Non ti per... oddio, no! La perla mi ha riportato indietro. Ma io come la combattevo una cosa come quella? Però aspetta, io qui sto finendo le mie perle. Quindi andiamo un attimo a casa e facciamo un piccolo refill con le perle che abbiamo, perfetto. Penso che mi ha fatto abbastanza paura comunque quella scena che abbiamo visto prima. È stata una delle cose più strane che io abbia mai visto. Io continuo a spammare tippi accept. Metti che qualcuno si tippa, a me va bene così. Uno mi ha scritto in chat: in 2 secondi è già il massimo di cuori. Sono un businessman. Oh, c'è un altro ragazzo a cui porre la fatidica domanda. Ciao, posso prendere in prestito la tua anima? Dai, dimmi di sì. Oddio, c'è doppio. Anche lui in realtà è nudino. Vediamo un po'. Mi stava rispondendo. Gli rubi il cartello. Mi dai un totem? Io ti sto chiedendo di ucciderti. Tu vuoi un totem? Va bene, te lo do un totem. Dai, va bene. Così non si può dire che killo soltanto. Vai, uccidimi. Che grande. Che grande, 20 cuori così. Ho raddoppiato i miei cuori in tempo record. Salve, lei da che parte sta lei? È amichevole lei? Sembra di sì. Mi dai totem? Oh, già te ne ho dato uno.
Ah, li sta chiedendo a lui, mo. Non usare il mio cartello per elemosinare. Io elemosino. Allora, voglio tornare un attimo allo spawn per controllare un attimo delle cose importanti. C'è lo shop fatto con i cuori, che in base a dei cuori io posso prendermi direttamente dei pezzi di netherite, che in realtà sarebbe una spesa molto grande, ma al tempo stesso che ne varrebbe la pena. E continua la nostra ricerca. Oh, ma era un tipio here. Salve, accetto i tipi. Oh, che me meni? Che me meni? Non ti permettere più, sa? Ciao, non ti piace, sei buono? Oh sì, sei buono, grazie mille, apprezzo molto, molto gentile. Potrebbe essere, addirittura i razzi mi dai, bro, ma non ho un'elitra. Bro, non ho un'elitra. Oh, salve. Io quindi mi trovo nell'end? Come ci sono finito nell'end? Oddio, ma c'ha la M di... C'ha la M del server addosso, ma è bellissima. Oh, non mi vuoi killare, vero? Oh, oddio, no, che grande, che grande. Salve, che grande, che grande. Aspetta, ma perché ho un cuore in più? Dove l'ho preso questo cuore? Non lo so. Ho accettato il TP sbagliato. Non ho accettato. Ho accettato il TP sbagliato. Io mi so. Salve. Non sei il vero campione delle Bad Wars. Cheater. Abbasso Mr. Domi. C'è un po' di gente. C'è il busto. Loot sequestrato. Valley Best Founder EU. Ma qua c'è dentro la gente che ho tippato io per sbaglio. Raga, oh, mi sta dando un elitra. Si è rubato il mio elitra. Ridammi il mio elitra. Non ci credo. Se non volete realizzare il mio elitra, mi sa che lo va a prendere. Oh, lascia stare il mio amico. Tutto a posto. Hai vinto grazie a TrueF. Che cosa vuoi? Scusami, cosa devo fare? Loot sequestrato, ma qua dentro non c'è nulla. Finalmente soli. Vuoi darmi un bacino? Guarda che sto già a 22 cuori. Hai visto? Ti stai divertendo? Già sto a 22 cuori. Più di questo. Ora ti faccio divertire io. Va bene, va bene. Fammi ballare. Fammi ballare. Spero che non, ti prego, non resettarmi di nuovo. Metti il loot nella cesta o ti banno. Dai, ma avevo appena guadagnato sta MLP che mi avevano dato, però. Dai, però. Aspetta, io questa faccio così, no? Tanto lui non lo sa. Tanto lui non lo sa. E mi tengo anche. Anzi, appoggio questa che è tipo più rotta. E questo lo tengo tipo via. E questo me lo metto in ender chest il resto. Tipo faccio così. E faccio così. Lui non lo sa cosa io ho posato. Fatto. Dimmi. Giuro, ho posato proprio tutto. Ora ti metto io veramente alla prova. Ma guarda, io ho già startato con un cuore, quindi ci starei. Ma ci sto. Signor Babbo Valli, ci sto, mi va bene. Tanto alla fine questa lifestyle la stiamo prendendo proprio una sfida, sempre più sfida. Dimmi, che cosa dobbiamo fare? Io qua intanto sono già arrivato a 22 cuori. La mia scalata sta continuando. Vuoi scommettere il tuo loot che non riesci a sopravvivere con il kit che ti do? Che kit mi dai? Quindi mettiamo questo in palio, che io un po' ho già rubato. Beh, se c'è qualcosa da guadagnare da questa scommessa, ci sto anche. Cerchiamo di fare sempre dei businessman in questa situazione. Se vinci tu ti regalo una chiave cuori. Ok, va bene. E se perdo? Perché, ok, tu mi stai dicendo che se io vinco guadagno qualcosa. Ma a 200 cuori? Ma io ci ho fatto a caso ora. Ma a 200 HP? A 100 cuori in totale? Cioè lui qui la schermata dei cuori ce l'ha piena al massimo. Ma è pazzissimo. Se perdi vendo il tuo loot all'asta. Oddio, il mio loot non è che vale parecchio. Potrei guadagnarci dei cuori se il kit è buono. Sicuro nessuna truffa? Ti tolgo 10 cuori. Ah, quindi se perdo mi leva 10 cuori. Di che kit parliamo? Aspetta un attimo. Perché se no io cerco un attimo di rifiutarmi. Non mi conviene. Cioè, ho fatto un casino nell'altro video che sono partito da un cuore. Se a casa mia io tratto bene i miei ospiti. Che frase gentile che mi hai detto. Non me l'aspettavo. Se mi mostri il kit possiamo parlarne. Va bene, sinceramente comunque, se il kit è buono, io direi che possiamo farlo senza problemi. Vediamo se riesce a sopravvivere con il kit più difficile di Minecraft. Cosa significa questa cosa? Ok, che è sta roba? No, io 10 cuori così a gratis non te li regalo. Sì, però io così praticamente ti regalo 10 cuori. No, aspetta, che pronto? Un'armatura, qualche totem. Ma poi a chi devo sopravvivere? Ah, ok, ci siamo. Ci siamo, mi stavi abbastanza trovando. Oddio, perché mi sta dando della roba così forte? Cioè, a me sta roba mi sembra assurda. Accetti?
Perché ora invece mi hai dato qualcosa di così forte? Ho un po' paura. Sento un po' puzza di scam in tutto ciò. Non è che io sono proprio tranquillo in questo momento. Non so voi, ma io mi sento abbastanza scammato. Oh, sono in un punto random. Mi sta dando anche dei totem. Addirittura, così buono. Solo perché mi fai pena? Vabbè, grazie mille. Ok, io a cosa devo sopravvivere, scusa? Mi sono da solo in giro per i fatti miei? Qualcuno vuole uccidere solo Mr. Domi? Chi vince prende il suo loot. Mi stanno mandando dei TPA pure. Ma chi lo uccide avrà un premio speciale. Ma tu qua mi sta mettendo contro tutta la gente. Ma oh, guarda quanta gente sta dicendo io. Ma in che senso? Mi vuole mettere il server contro? Ma che vuoi fare? Ma sei un nudino. Ma siete nudini? Ma che volete fare? Ma vabbè, se fin quando è così me la cillo. Fin quando è così sto proprio tranquillo. Ho soltanto bisogno di scappare un po'. Trovo anche delle basi. Ah, mi viene addosso lui così, direttamente? Ci sta pure lo staffer, ci sta? E ci sta pure Wavia, salve! E io ti spacco di botte! Quindi devo cercare di resistere a lui direttamente! Ma ma non gli entrano le hit! Ma sto scammone! Oh! Mi sono tippato in un buco! Salve! Ah, ok, capisco! Flya direttamente! Va bene! Easy! Ok! Allora, tocca un attimo parlare... Salve! Si tippa addosso! Lui è buono? Non capisco! Non capisco se lui è buono e contro. Ok, no, pure lui è contro, pure lui è contro, pure lui è contro decisamente. Ho poche perle. Ne ho soltanto tipo una decina. Devo approfittarne con le perle per potermi muovere, per poter scappare. Però si tippa addosso. Si tippa addosso, io come faccio? Ma non lo posso hittare, è uno scontro a senso unico. Mi sta letteralmente trollando. Allora, con calma. Se devo mettere in atto gli insegnamenti, lui ora potrebbe esplodere. Ma... c'ho pure soltanto 8 gapple. Non me ne ha date abbastanza. Oddio, rischio di farmi saltare in aria da solo. Oddio, c'è un altro tizio. Da dove è uscito mo quest'altro? Oh, ok, ci ho provato. Se qualcuno scoppia posso solo che godere. Ci provo, niente. No, mi stanno smontando. Mi stanno tritando vivo. C'è gente con 60 cuori. C'è di tutto e di più. Non ci capisco niente. Oh, oh, poi c'ho il fuoco addosso. Non vedo nulla. Via. Perla così? E io non esisto più. No, ahia, ok, no, il fuoco mi fa ancora danno. Aspetta, non mi vede. Non mi vede nessuno. Si tippa addosso. Come faccio a nascondermi? Dagli altri riesco a scappare pure. Da lui no. No, da lui non riesco. Io come faccio? Io come... ma mi sono perlato. Aspetta. Mi riparo un po' l'armatura così. In modo tale che resisto ancora un po'. Perfetto. Ho l'armatura quasi rotta. Mi sta planando in testa. Mi sta planando in testa una persona. Ok. Mi ha anticipato. Questo Wavia, se non mi sbaglio, anche nel primo video mi stava scannando, eh. Se non mi sbaglio, anche nel primo video mi veniva contro. E quindi ci sta soltanto che godendo. Ok, no, qua c'è morto una pecora. Ma là sotto cosa sta succedendo? Cerco di approfittarne. Non mi sta addosso. Vabbè, è bello così, però. È bello così. Mi piace. Devo provare a shottare qualcuno. Se riesco a shottare qualcuno, si gode. Il problema è che hanno 60 cuori, quindi vale un attimo a shottare quei cristalli. Mentre che gli cala la vita. Cala a me un botto. Mi hanno messo in combo. Penso che ho messo in combo anche qualcuno. Lui sta perdendo un botto di vita. Sta alla metà dei cuori che dovrebbe avere. Ha dato un totem a me. Gapple. Iniziano a partire le robe. Mi si sta rompendo l'elmetto. Dai, la perla che non atterra. Oh, quando atterra la perla? Ma la perla non va. Perla. È perla di... oh, io ho finito le gapple. Io ho finito le gapple. No, vabbè, ma non posso fare nulla. Non posso fare nulla fin quando mi sta lui addosso. Posso provare pure tipo a menare a lui. Lui è quello che più mi sembra che lo sto droppando. Ci posso provare. L'helper, l'helper, l'helper. Ha pochissima vita l'helper. L'helper ha pochissima vita. C'ha 4 cuori. Gapola. Gapola l'helper. Facciamo così. Ok, oddio, mi sono... oddio, sono diventato storto anch'io. No, ho finito pure la roba, sì, vabbè. Vabbè, no. Ti piace vincere facile? Ponzi, ponzi, po, po, po. Niente. Beh, dai. Cioè, in un unico video stavo speedrunnando 22 cuori. Quindi veramente me ne levamo 10 così? A meno che io per 15 secondi non riesco a dargli tipo il sentore che mi sta vicino. Ok, tipo così, no? Allora io mi perlo di qua.
E quindi 6 secondi. No! Impicchiata! Mi è caduto addosso. Stavo scappando da colui che si può tippare. Stavo scappando anche da colui che si può tippare. No! Però ti ho fatto partire un totem. Sta morendo. Sta morendo. Aspetta. Qua così. Dai, lo stavo killando. Stavo per riuscire a killarne pure uno. Ender Ice, se te la sei vista brutta però, Te la sei vista brutta, sì, Ender Ice. Stavo tentando pure l'impossibile. Cioè, riuscire a fare una kill in queste condizioni. Ho finito l'Ender Pearl. È finita. È finita, signori. È finita la magia. È finita la magia. Ho finito l'armatura. Ho finito i cristalli. Ho finito tutto. Che ti prendi da sto kit? Che te prendi? Non ti prendi niente. Non ti prendi nulla. Ender Ice pure mi ha ucciso. Quello che stavo per uccidere. Non ci credo. Vabbè, GG per lui. Ma sono anche stati qua. Sono i due che mi hanno ucciso. Hanno piazzato un cartello. Ma, ok, va bene. Non dico nulla. Mi dispiace, ma hai perso. Beh, sai com'è. Non potevo ittarti e avevano tutti 60 cuori. Che potevo fare? Non potevo fare niente. Non era proprio semplice vincere, Ti devo togliere 10 cuori. Dai, tutto il vantaggio che avevo preso. Me ne ha levati, sto a 11. Boom, despawnata una fila di cuori. Stavo viaggiando, stavo volando altissimo. Ora ti darò un po' di tregua. Grazie mille. Grazie mille, apprezzo volentieri. Tocca arrivarsi tutto. Ma se la sono anche rubata la roba da qua dentro. Ma se la sono rubata, mancano i totem, mancano un botto di cristalli, di cose. Queste ceste sono state derubate. Sono stato pure derubato, vabbè, grazie mille. Sono stato pure derubato di tutto. Va bene, ma non mi fermo qua. Signori, vi aspetto sul server per poter fare alleanza. Io sicuramente non mi fermo e farmerò altri cuori e lo distruggiamo. E riusciamo a conquistare anche questo server. E mi sa che tocca iniziare anche qui a pensare di andare contro qualche youtuber per poter scalare la classifica. Ci si becca domani con un nuovo video. Bella.